Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene ragazzi, se volete dare il contributo al canale, mi raccomando, pollice su e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Bene, detto questo, andiamo a vedere quello che è successo a Reggio Emilia contro... noi abbiamo giocato contro la Reggiana. Bene, al di là complimenti per il bello stadio, perché il Mapei Stadium secondo me è un bellissimo stadio. Bene, detto questo, diciamo così, in apertura, vediamo. Un Pisa che è sceso in campo con la mentalità giusta e le idee giuste. Ieri abbiamo avuto il piglio giusto, per così dire. Quindi un Pisa che ha tenuto in mano il pallino per tutto il primo tempo e ha fatto una buonissima partita. Mi piace, cioè, non, era strano la posizione di Ureschi, ma fatto, insomma, non è che... insomma abbia secondo me brillato, però bene ragazzi tutti in generale, bene Arena, bene Piccinini, Barberis rientrato in campo dopo diversi mesi di assenza. Io pensavo insomma che avesse delle difficoltà, invece ragazzo si è fatto tutta la partita e ha fatto veramente veramente bene. Poi il mister ha pensato bene a sostituire Marin perché era un po' nervoso. Quindi prima che magari arrivasse magari un cartellino rosso, ho fatto bene a sostituirlo. Evidentemente ieri sera era veramente insomma nervoso, non lo so. Vabbè, comunque sia, bene veloso quando subentrato. Pisa è andato vicino a vincere la partita, a portarsi a casa questi tre punti. Veramente bene. Se andiamo a vedere poi il tabellino, 12 tiri, di cui 5 in porta, quindi alla fine bene, bene, bene così. Pisa che dove ha visto, ripeto, un Piccinini forte, Piccinini in grande spolvero, i ragazzi hanno tenuto botta, Moreo bene, diciamo Beruatto così e così, ecco, però ha dato il suo contributo difensivo, anche ieri sera ha sventato in un'occasione, insomma poteva diventare una cosa pericolosa. Abbiamo affrontato poi una squadra nata a Nesta che è sinceramente forte, secondo me, io la ritengo una formazione forte, Reggiano. Poi chiaro che le partite vanno giocate, comunque in Serie B non c'è niente da fare, bisogna correre e ieri i ragazzi hanno corso, non si sono abbassati, cioè non ci siamo abbassati e questo ha dato i suoi frutti, è inevitabile. Quando te non ti abbassi, ti tieni in mano il pallino, corri, è chiaro che non dai la possibilità all'avversario di venire fuori. E questo ieri ha fatto il Pisa. Nel secondo tempo abbiamo visto insomma Piccinini, abbiamo visto stanchi, ragazzi stanchi, qualcuno veramente stanco, è stato sostituito. Ovviamente eravamo al 70esimo e qualcosa, insomma, 75esimo. Cambi sono stati, sono entrato Touré, è stato Vignato, Lacar. Io la punta secondo me è ancora il tallone d'Achille di questa squadra. Poi meno che poi Lacar, tutti ci auguriamo che esploda, però per adesso non mi sembra che sia la carta vincente. Poi ripeto, magari bisogna aspettare ancora, almeno la decina di partite devono passare, insomma, dall'inizio del campionato, quindi siamo ancora così. Poi abbiamo ancora tanti infortunati, insomma. Vabbè, comunque la prestazione c'è stata. I ragazzi, ho visto un bel calcio, spumeggiante, veramente, per quanto ci riguarda. Tante occasioni sprecate, peccato. Arena, Piccinini, lo stesso Piccinini, peccato. Peccato perché potevamo tranquillamente, insomma alla fine del primo tempo se stavamo 1-0 io credo non avremmo rubato niente a nessuno, ma il calcio è così, insomma vince chi la butta dentro, non c'è niente da fare e quindi è così. Bene, io spero che i ragazzi a questo punto siano entrati nella mentalità, ma io credo proprio di sì, e che si stia trovando piano piano la condizione anche atletica. Quindi condizione fisica, condizione mentale, e ci siamo. Speriamo di avere la conferma contro il Cosenza in casa.
perché una vittoria contro Cosenza in casa, io credo che, o comunque una vittoria in generale, porta fa bene alla squadra, fa bene alla mentalità, fa bene a tutti, compresi noi tifosi. Va bene, detto questo, battuta a parte, stasera noi, prima trasmissione, noi siamo nerazzurri, quindi io vi invito a essere tutti presenti. Bene, che dire più? Se vi è piaciuto questo video, pollice su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E io vi ricordo una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. A stasera!